Sembra un veterano, ma ha soltanto 19 anni. Andrea Capone, buongiorno, portiere dell'Agropoli Calcio. Buongiorno a voi, ringrazio Sergio per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Tu sei di Pescara, sei abruzzese. Sì, vengo dalla provincia di Pescara. Sai che a Pescara, soprattutto in Abruzzo, c'è una grande tradizione musicale legata alle bande musicali. In queste cose non me ne intendo parecchio, però qualcosa so, ma non me ne intendo. Però se tu dovessi un po' approfondire, c'è un pezzo che si chiama Cuore Abruzzese e che è una sinfonia che piace soprattutto agli anziani e che è bellissima, si chiama Cuore Abruzzese. Ti dico questo perché si pensa sempre che il cuore abruzzese sia un po' particolare, molto legato alla propria terra. È vero questo fatto? Si dice che gli abruzzesi sono forti e gentili. E secondo me è un'affermazione proprio esatta. È una terra che mi piace molto. È la tua terra? La mia terra, sì. Sono legato un sacco alla mia terra. Perché giochi a calcio? È una passione che ho da quando sono bambino. E fortunatamente oggi mi ritrovo a giocare qui in eccellenza e sono contento. Vabbè, ma qualcuno ha detto che l'eccellenza ti va a stare un po' stretta. Se oggi sono qui è perché merito questo e speriamo di risalire subito in Serie D. L'anno scorso a Palmi Calabro, salvezza ai playout? Salvezza ai playout, abbiamo la squadra è stata stravolta tutta a dicembre, io sono arrivato in quel mercato. Abbiamo fatto un ottimo campionato, un ottimo girone di ritorno, conquistando 31 punti. E per un punto abbiamo dovuto fare i play-out, che abbiamo vinto 3-0 con le Bolitane. Ecco, a Palmi Calabro si sente molto l'influsso della Regina, o no? Reggio Calabria, no? Si sente... non molti partono per andare a vedere la Regina, però... qualcuno va ancora allo stadio, parte dalle zone più vicine e va a vedere. Pure non è che sia sempre pieno lo stadio della Regina. Agropoli come l'hai trovata? Agropoli trovata nello stadio, manca un po' di gente, però vedo che comunque la partecipazione da fuori c'è. In che senso la partecipazione? Cioè, attraverso i social, dici tu? Attraverso i social la gente ci segue, scrive, vedo che in piazza comunque c'è interesse per la squadra, però cosa che non ritroviamo purtroppo la domenica allo stadio. Quindi a voi serve molto calore allo stadio? Speriamo di ritrovarlo questo calore, che ci può dare la spinta in più per conquistare qualcosa di importante. Ma di Agropoli non avevi sentito parlare in precedenza, prima di venire? No, della squadra dell'Agropoli no. No, dico della città di Agropoli. La città sì. Sì, c'eri già stato? Sì, sono stato. In gita? Sì. Racconta questo aneddoto. Non ricordo un sacco perché è stato parecchio tempo fa, però mi era piaciuta. Tu subito hai cominciato a giocare in porta? Sì, ho giocato sempre in porta, ho fatto scuola calcio nel Manoppello, società in cui è cresciuto Marco Verratti, per poi passare nel settore giovanile del River, la società del Chieti, e poi ho avuto la mia prima esperienza con i grandi ad Avezzano in Serie D e da lì è partita la mia breve carriera. Ma il portiere moderno che portiere è? È un portiere, sicuramente come dice Ancelotti, il portiere deve essere sempre forte nei pali e con le mani, però il portiere moderno ha anche bisogno di essere forte coi piedi, bravo nelle uscite. È cambiato un po' il ruolo del portiere. Sì, perché gioca un po' a calcio, da quando, sei, quando c'è la zona ormai... Vediamo la differenza per esempio tra Alisson e Buffon. Alisson è un portiere moderno, molto forte nelle uscite, con i piedi, che gioca molto con la squadra, mentre Buffon è un portiere più vecchio, diciamo, però fortissimo tra i pali, il numero uno della storia. Sei convinto di questo? Sì. Per quello che ho visto fino ad ora, Buffon è il più forte. E il Pescara lo segue qualche volta? Sì, quando ho la possibilità torno e vado allo stadio. Pure a Pescara abbiamo un ottimo portiere, Fiorillo.
Che portiere è Fiorillo? Portiere forte tra i pali e se la cava anche nell'uscita, molto bravo. A proposito, come stai con l'infortunio? Sto guarendo, diciamo, spero di tornare in campo la prossima settimana. Sto facendo terapie e va bene. Se tu sei infortunato nella semifinale di andata di Coppa Italia, vinta dall'Agropoli sul campo dell'Audax, dico Sì, bene? abbiamo vinto per 3-2, è stato un infortunio, diciamo, sciocco. In uscita ho avuto un contrasto con l'attaccante avversario e purtroppo mi ha costretto a stare 10 giorni fermo per ora. Questo ci offre lo spunto per parlare anche del campionato. L'Audax è la prima in classifica, però voi in Coppa Italia siete andati a vincere lì sul loro campo, dunque mettendo le mani un po' sulla finale, anche se al ritorno sarà molto molto difficile comunque poter superare il turno. Voglio dire, che squadra hai visto nell'Audax? Una squadra innanzitutto molto forte offensivamente, che ci ha dato con quelle poche palle gol create, purtroppo è andata a segno. Però una squadra non superiore a noi e che forse ha avuto la fortuna di avere un campionato regolare, giocare solo domenica per domenica, mentre noi con questi turni infrasettimanali abbiamo fatto un po' più di fatica perché con energie fisiche e mentali le abbiamo perse. Però sperando di recuperarle ora in cui ci è rimasto un ultimo tour de force, cercheremo di recuperare più punti possibile e giocarcela da gennaio in poi. Fino a Natale mi sembra che sono 5 partite, o mi sbaglio? Un altro tour de force importante con due gare di campionato. Sono 3 di campionato. Si gioca il 23 col Faiano, la prima di Ah, il 23. ritorno. Sì, e un'altra di coppa. Sì, una di Coppa e un recupero. No, i recuperi non si fanno. Sì, un recupero di campionato Con l'Audax con sempre. l'Audax. Questo è un vero tour de force, eh? Tour de force, la squadra comunque sono arrivati nuovi innesti, sperando che ci danno sempre più una mano. Ma tu pensi che l'Audax sia la squadra che l'Agropoli può raggiungere oppure deve rassegnarsi al ruolo di comprimaria? Questo lo vedremo andando avanti, ma penso noi con le nostre forze, giocando una volta a settimana, daremo fastidio molto all'Audax. Torniamo al ruolo del portiere. Cosa pensa un portiere giovane come te quando deve uscire, quando deve smanacciare un pallone? È sempre difficile uscire dai pali, però a me è una cosa che piace molto, è una caratteristica che ho da bambino, diciamo. Sono stato sempre abituato ad uscire dai pali e me la cavo discretamente. Ad Agropoli ha trovato un grande esperto, Emilio Benevento, e si dice sia tra i migliori preparatori dei portieri che c'è nella categoria. Sei d'accordo su questo, sì? Mister Benevento è molto bravo, molto preparato. Andando avanti col tempo il nostro rapporto sta sempre aumentando. Mi sto trovando molto bene con il mister. Mi capisce sia a livello come migliorarmi a livello mentale, fisico e tecnico. Quando ti dissero di dover venire ad Agropoli, pensavi di fare la Serie D qui ad Agropoli, con il ripescaggio? Questo sì, pensavo di fare la Serie D, però ho trovato una grande fiducia dalla parte del presidente, un grande spogliatoio, ho deciso di rimanere e accettare questa sfida in eccellenza. Rapporto con i compagni? Ottimo, nello spogliatoio si respira un'aria buona. E penso che si veda pure la domenica in campo. Ma ne conoscevi già qualcuno prima di venire? Ho giocato l'anno scorso con Pasquale, l'attaccante, a Palmi. Ah, Pasquale stava a Palmi Sì. allora. Ma li fai gol, Pasquale? Sì? Qualche gol già l'ha fatto quest'anno, però è un attaccante che ha bisogno di fiducia e penso che quando girerà il suo momento sarà un attaccante fondamentale per noi. Sapevi che ad Agropoli c'erano strutture così, così belle, importanti? No, di questo non sapevo. Abbiamo un ottimo stadio, comunque con un campo sintetico a fianco per allenarci. Aggiustando qualcosina è un grande centro sportivo, può diventare. Il calcio di rigore per un portiere è un atto di frustrazione o no? Quando l'arbitro fischia il rigore, spero sempre di pararlo. Eh certo, però voglio dire, ma ti senti frustrato un No, attaccante? frustrato. Cerco di sfruttare la possibilità che mi ha dato l'arbitro, diciamo. Cioè,
Parare il rigore dagli 11 metri è una grande emozione, quindi spero, è un'emozione che mi può dare l'arbitro in più. Ecco, il portiere però nel 99,9% dei casi non segna mai, è uno che non fa i gol. Questa è una cosa brutta. Forse una cosa che invidio agli altri giocatori è segnare. Però noi ci prendiamo le nostre soddisfazioni con le parate e va bene così. Però perché quando un attaccante, un giocatore, magari che è un centrocampista, un difensore, segnano al 93esimo il gol della vittoria? È un gol valido e quando magari si esalta e quando all'ultimo minuto un portiere para diciamo, un tiro quasi imparabile, non viene evidenziato, secondo te? Eppure è un gol quello lì. Questo sì, questo è vero. Il gol dell'attaccante rimane per sempre. La parata la troviamo per poche settimane. Anzi, devi essere fortunato perché se la domenica dopo sbagli sei punti a capo. Però preferisco la parata al 90esimo che il gol al 90esimo. Ecco, quest'anno, diciamo, c'è stato un episodio che ti ha visto protagonista in questa cosa. Hai segnato un gol all'89esimo, probabilmente era. Ricordi dove? Diciamo sì, con la battipagliese penso in Esatto. casa. È stata un'emozione grande perché comunque è stata una parata decisiva, diciamo la prima parata decisiva, perché eravamo sull'1-0 nel 90esimo. Diciamo, ho aiutato i compagni a raggiungere il successo e questo mi ha dato una grande emozione. La società dell'Agropoli è una società molto solida, molto ben organizzata e soprattutto gestita da due grandi leader come Cerruti e Puglisi. Questo è molto importante, se non mi sbaglio, per voi giocatori. Sì, due grandi leader che stanno formando una grande società, penso. Piano piano stiamo aggiustando tutte le cose che c'erano da aggiustare. Loro sono due grandi persone, quindi penso che il progetto che stanno facendo sia un progetto importante. Poi c'è un personaggio di cui solitamente molti non parlano, ma che fa un lavoro oscuro ma fondamentale, che è Matteo Canale. Sì, è il nostro amministratore delegato, diciamo. È uno che ci tiene in contatto sempre con la società, è uno che ci tiene, viene sempre al campo, si fa sentire, diciamo. Ti manca la tua famiglia lontano da casa? L'anno scorso da Reggio Calabria mi è mancata un po'. Quest'anno sono un po' più vicino, quindi diciamo una volta ogni 2 settimane riesco a tornare, quindi va bene così. E i tuoi che dicono? No, i miei sono contenti che faccio queste esperienze fuori, per loro sono felici. Spesso e volentieri ti si nota dai pali incitare i compagni, esultare, stare sempre sul pezzo. Questa è una cosa che faccio sia per incitare i compagni e farli rimanere concentrati, ma soprattutto per rimanere concentrato io stesso. Che è una cosa che aiuta per non dormire in porta, diciamo. San Tommaso, due volte Audax, Santa Maria e Faiano, poi c'è Natale. Alla vigilia di questo Tour de Force è davvero molto molto particolare Sì, sì. presentarsi in un certo modo, con la spalla a posto, questo voglio dire. Speriamo di rientrare subito, perché diciamo che si gioca per queste partite. Speriamo di raccogliere il massimo da queste partite e arrivare a Natale lassù con gli altri. 20 giorni che diranno, manco 20 giorni, 15 giorni che diranno un po' la verità sull'Agropoli Calcio, mi sbaglio. Il futuro di questo campionato, sì. Abbiamo molto da guadagnare e tanto da perdere. Saranno 4-5 gare dure, dove noi proveremo a vincere tutte quante. È chiaro, ma quest'anno, in questo periodo, si stanno esaltando calciatori di un certo calibro, mi riferisco a Camanà, a Russo, ad Attilio che sta andando in gol in un ruolo non suo, a Capozzoli che sta tornando ai suoi livelli, a Masocco che si è scoperto un centrocampista di grande geometrie, a Limatola che finalmente è tornato ad essere il giocatore che tutti quanti conoscevamo.
Cioè, insomma, un complesso e tutti gli altri, un complesso molto, molto particolare. Sì, sì. Come dicevo all'inizio dell'anno, i miei compagni non li cambierei per nessun altro. Sono molto forti e queste qualità piano piano stanno uscendo. La squadra si sta formando, il gruppo si sta formando sempre di più e sono qualità che alla lunga, secondo me, ci pagheranno. C'è qualcosa che ti ha colpito in questi tuoi due mesi ad Agropoli, più del non nel calcio, nella città, nell'ambiente, qualcosa ti ha colpito di questa città, no? Rispetto all'anno scorso a Palma ho trovato una città più viva, dove vedo molta gente in giro, è una città molto viva, diciamo, dove è difficile trovare ancora città in cui vedi gente, diciamo, a spasso tutte le ore della giornata. È sempre movimentata. Però voi fate una vita abbastanza riservata, nel senso che calcio, stadio, casa, un po' di controlli o no? La società vi fa controllare un po', perché qui in passato i giocatori non è che si siano comportati tanto bene. No, la nostra, noi ci comportiamo sempre da professionisti e giustamente non possiamo vivere tanto la città, ma quelle poche volte che abbiamo del tempo libero andiamo. Come si profila la partita col San Tommaso? Una partita dura, il San Tommaso ha preso qualche pedina, però noi andiamo a giocare, ce la giocheremo sul campo e che vinca il migliore. Noi siamo forti, siamo consapevoli e speriamo di ottenere 3 punti. Più importante la gara col San Tommaso o il return match con l'Audax? Sono importanti tutte e quante, diciamo che giochiamo partita per partita. È importante prendere sempre i 3 punti. Per quanto concerne invece la situazione relativa ancora al campionato, oltre al San Tommaso e al Santa Maria, tu vedi, e naturalmente se dovessi rientrare a Agropoli con la doppia vittoria, vedi qualche altra squadra che può insidiare l'Audax di Cervinara? Non ho visto tante squadre forti come l'Audax, però un campionato equilibrato, diciamo, che comunque anche nelle zone basse se la stanno giocando. Non è facile, lo vediamo quando grandi squadre vanno a pareggiare fuori casa, magari con una squadra che sta lottando per i play-out. È un campionato difficile questo. Sei poco social però, come mai? O sbaglio io? No, sono poco social, li controllo, diciamo, però non sono molto attivo nel pubblicare foto, video, sono molto riservato, diciamo. Ma c'è una motivazione, c'è una motivazione caratteriale per questo motivo qua. No, sarò o non te ne sei accorto? No, non me ne sono accorto. Sì, perché tu sei molto socievole nella vita. Ah, forse questo sì, mi piace. Preferisco tenere il telefono in tasca e stare in compagnia che prendere il telefono e fare una foto. Mi piace più parlare e ridere che prendere il telefono. Molte volte i social sono un po' la piattaforma di chi è un po' introverso, di chi è un po' timido, di chi non riesce a dire le cose. Sì. O mi sbaglio? No, è proprio questo. La gente cerca sicurezza nei social e non nella vita, diciamo. Io appunto preferisco stare con gli amici, che per me il telefono, diciamo, è inutile. Secondo te questo aspetto caratteriale può essere un po' il segreto del tuo successo in porta? Qualcuno mi ha detto anche questa cosa e un po' penso pure io di sì. Perché poi chi si incapsula all'interno dei social non riesce manco a dare tantissimo, nelle proprie attività. Si distrae, non trova il meglio di se stesso, diciamo. E tu da grande che farai, oltre a giocare in Serie A? È un sogno quello. Vedremo quello che succederà. Cioè, la figura che ti affascina di più è quella, per esempio, dell'allenatore, del procuratore, del direttore sportivo, del manager. Se tu dovessi rimanere un giorno nel calcio, ecco. Mi piacerebbe fare l'allenatore. Sai che i portieri solitamente non sono grandi allenatori? No, non sono grandi allenatori, sì. Però è una figura che mi affascina. Riesci a citarmi qualche nome di portiere che ha fatto l'allenatore?
Per ultimo ricordo Zenga e Zoff allenato, ha vinto il mondiale. Sì, Zoff. Ce n'è qualcuno nelle nostre zone, nelle nostre zone che sta ottenendo degli ottimi risultati nel Cilento, Ecco, l'allenatore della Gelbison, De Felice, che era un portiere affermatissimo. Non lo sapevo. E che è un maestro del 3-5-2. Un bel modulo il 3-5-2. A me piace giocare più col 4-3-3, diciamo. Ah, perché è Zemaniano il 4-3? Zemaniano, sì. Ho vissuto l'anno di Zeman allo stadio, a Pescara. Con Verratti, Immobile, Insigne, Sansovino, è stato un grande anno. Uno dei pochi che ne indovina poi Zeman. quell'anno ha indovinato sia a puntare su talenti come Verratti, Insigne, Immobile, e sia a costruire una squadra forte nel complesso, una squadra che spingeva per 90 minuti, attaccava, difendeva un po' male, però faceva sempre un gol più dell'avversario. Perché il 4-3-3 di Zeman non contempla nel non possesso il 3-5-1. Perciò probabilmente sono un po' larghe le squadre di Zeman in difesa. Molto Zeman usa un pressing molto alto, quindi quando salta qualche marcatura dopo è dura tornare indietro. Mentre il 4-3 di Sarri diventa nel non possesso un 4-5-1. 4-5-1, diciamo, sì. Sarri è un maestro della tattica, l'abbiamo visto a Napoli, ha formato una grande squadra al Chelsea, che insieme al Liverpool è seconda solo al Manchester City di Guardiola. Lo sai chi ha inventato in Italia il 3-5-2? Un amico di Cerruti. Non lo so. Scala con il Parma. Ah, ok, Nevio Scala. Lui lo ha inventato il 3-5-2. Gli ultimi 3-5-2 che ricordo, l'ultimo è di Antonio Conte, i primi anni di Juventus. Ti ricordi Antonio Conte dove lo ha fatto la prima volta? A Napoli, se non ricordo. Bravo. Contro 3-3. Contro chi? A Napoli. E chi era del Napoli? Attualmente in Italia il profeta del 3-5-2 chi è? È Mazzarri, no? È Mazzarri, sì. Si mise a specchio con Mazzarri e ha inventato questo modulo. Ma che è stato quello che ha vinto di più in Italia negli ultimi tempi, prima di essere smantellato da Allegri alla Juve. Con un ottimo 4-2-3-1, diciamo. Intanto ottimo, no? Con Mandzukic a sinistra, altro. Al di là di queste situazioni tattiche che un portiere, che un giocatore a tutti i livelli deve sapere, secondo te qual è davvero il modulo, visto che tu sei in porta e quindi puoi vedere, che copre bene tutti gli spazi del campo? Nel nostro caso intendiamo? No, in generale, in Italia, nel calcio, c'è il modulo che copre tutte le zone del campo. Vedo il 4-2-3-1 di Allegri, diciamo il 4-3-3 comunque, sia in fase offensiva che in fase difensiva copre molto il campo, avendo gli esterni che si abbassano. Forse anche il 3-5-2 è molto difensivo, te ne porta 5 dietro, 3 a centrocampo, è anche un gran modulo difensivo. Sì, difensivo. Poi bisogna essere grandi allenatori come Conte per farlo anche in maniera offensiva, perché Allegri avere anche i giocatori giustamente. Sì. Girone di ritorno è più in discesa per l'Acropoli? Più in discesa no, però partiamo diversamente dal girone d'andata perché ci conosciamo, abbiamo formato un gruppo, conosciamo le nostre caratteristiche e quindi non in discesa, però abbiamo un enorme vantaggio, diciamo. L'allenatore Gianluca, quando fa allenamento, sembra uno di voi, ancora forse probabilmente si sente giocatore. Lui ha giocato fino a pochissimo tempo sai. Mister è un grande, ha formato un grande spogliatoio e lui, io vedo che gli manca lo spogliatoio perché comunque è sempre con noi lì dentro e gli manca forse stare un po' in campo, però si comporta anche bene da allenatore, diciamo. Quanto è il momento in cui ti manca più la partita durante la settimana? La domenica quando fischia l'arbitro. No, dico quando ti manca, quando cominci a sentire
diciamo, la pancia che trasmette le emozioni, Diciamo che la partita l'inizio a preparare dal venerdì, ma il sabato sera è dura andare a dormire. Più bello giocare di sabato o di domenica? Di domenica. Spero che... penso che viene più gente allo stadio. Beh, sei giovane, ma sei anche molto tradizionalista, vedo. Sì, questo sì. Calcio di una volta, domenica pomeriggio alle 14:30. Questo sì. Infatti, con questa Serie A che sto giocando una partita ogni ora non mi piace. Era più bello quando si metteva sul divano la domenica alle 3 e vedevi tutte le partite. 14:30, poi 15, poi 16. Quelli erano gli orari che sono rimasti però in eccellenza e non in Serie D. Sì. La Serie D per l'Agropoli è proprio un miraggio. Un miraggio no, perché penso che quest'anno ha formato una grande squadra, sta formando a livello esterno, stiamo aggiungendo tutti i pezzi del puzzle che mancano, diciamo. E quindi piano piano, secondo me, questa squadra, questa società ritroverà la Serie D. Per chiudere, ci sono tre strade per arrivare in Serie D. Quella di vincere il campionato, quella attraverso i playoff e quella attraverso la Coppa Italia. In questo momento, secondo te, qual è la più difficile? Vabbè, i playoff li mettiamo come... i playoff sono più difficili. Però tra campionato e Coppa... forse scelgo il campionato, perché noi essendo una squadra forte, cioè sul lungo possiamo dare fastidio, mentre la Coppa a gara secca è sempre difficile. Bisogna accorciare le distanze però dalle prime. Vediamo queste 5 partite che ci diranno e poi vedremo pure su cui puntare di più. Tu domenica non giocherai contro il San Tommaso. Domenica no, speriamo di rientrare mercoledì. Un messaggio ai tuoi compagni di squadra. Vedi che ti stanno seguendo. Di essere... quello che hanno dimostrato fino ad oggi è di vincere la partita. Da dove vedrai la partita? No, al campo, sarò al campo. Presente. Sì, certo, ma dove? Tribuna, quella. Quale delle due tribune? Quella ospite, diciamo. Dove vedo che si posiziona il prof, il mister Benevento. Seguirò da lì la partita. Quindi non vai dove sta la società? No. Bisogna fare il tifo da quest'altra parte. E un messaggio alla città? Di seguirci un po' di più per aiutarci a raggiungere un sogno, diciamo. Grazie. Grazie a voi.